Siamo in compagnia di Mister Pagliuca, finito l'allenamento congiunto con i cugini, possiamo dire, dello Stabia City, 11-0, risultato relativo in allenamento, però oggi lei ha mischiato davvero le carte, fra primo e secondo tempo, tanti giocatori nuovi, la sua sensazione, ecco, dopo tanti altri giorni di lavoro. No, sono felice dei ragazzi, sono contento davvero del gruppo che ho a disposizione, come lavorano. È stato un test per noi, per scioglierci un pochino, perché lavoravamo forte dall'ultima amichevole che abbiamo fatto, e sono veramente contento del gruppo che ho a disposizione. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare, qualcosa di buono si è visto e qualcosa dobbiamo migliorare, molte cose dobbiamo migliorare. 4-1-2, Bentivegni dietro Piscopo e Candellone, abbiamo visto un po', se non abbiamo sbagliato a vedere, però sicuramente abbiamo visto una grande affinità fra Candellone e Piscopo, scherzosamente in diretta abbiamo detto un po' i fratelli gemelli del gol, da tutte e due. Ma penso che dobbiamo arrivare a fare in modo che tutta la squadra interagisca, ci siano interazioni fra tutti i giocatori per portare la palla il più possibile pulita ai giocatori offensivi. In questo momento anche Migna per noi è un giocatore offensivo, perché quando attacchiamo cerchiamo di portarlo in una posizione molto offensiva, come Piscopo, come Candellone, come Ratti e come Bentivegna, che sono molto contento del rendimento, ma anche durante gli allenamenti che ha. Ecco, abbiamo visto un cambio di atteggiamento anche con i calciatori che sono rimasti l'anno scorso, a un modo diverso di approcciare la partita. È un must di Guido Pagliuca, nel senso si aggredisce di più la palla, abbiamo visto un Gerbo che entra in scivolata a recuperare palla a centrocampo, una diversa attenzione, attacco proprio all'area avversaria, una densità maggiore anche al centro. No, i ragazzi sono splendidi, io ho la possibilità di allenare un gruppo splendido, e quando alleni un gruppo splendido, se devi stare mezz'ora più sul campo, se devi spendere un pochino più tempo a lavorare su un'idea o qualcosa, lo puoi fare, ma perché ho veramente la possibilità di lavorare con dei ragazzi che hanno dei valori morali importanti. Ecco, adesso le prossime allenamenti congiunti, fra Volese, il Picerno, Santander Abate, quindi diciamo che il programma continua, si aspetta adesso però anche qualche altro arrivo, perché diciamo, ecco, al 31 luglio, 30 luglio anzi, lo passo a Girardi, giustamente detto, c'è ancora da sistemare qualcosina. Ma noi abbiamo ben chiaro quello che è il nostro obiettivo in un campionato così impegnativo, e da quello noi non ci spostiamo, però siamo consapevoli che stiamo costruendo un gruppo che ha grande affinità, che ha grande interazione tra di loro e che giorno dopo giorno, secondo me, si amalgama sempre di più sotto l'aspetto dell'amicizia. Quando trovi dei gruppi che, come oggi, che alla fine del primo tempo tutti i ragazzi che sono usciti sono rimasti lì a incoraggiare chi entrava, e questo non è una cosa da tutti, quando trovi dei gruppi così uniti che cercano in questi primi giorni che siamo insieme di coagularsi, secondo me ci può far pensare anche a fare 2-3 entrate giuste senza andare però a intaccare quelli che sono gli equilibri del gruppo. Ultimissima domanda, mi perdonerà Giro Novellino, capitolo pubblico, sono andate a Vasto Girardi un paio di centinaia, quest'oggi altrettanto ha seguito la squadra, bello un po' questi paletti, contiamo, quando prendeva palla l'applauso scattava subito perché era l'uomo solo lì dietro, e alla fine però grande applauso anche a tutta la squadra che ha ricambiato, quindi l'entusiasmo si sta riaccendendo subito. Allora, per noi i nostri tifosi, la nostra gente sono il nostro 12° uomo, lo percepiamo dal primo giorno che abbiamo iniziato. E il nostro obiettivo è quello, attraverso il passaparola, come ho già detto, quello di riempire il più possibile questo stadio, e deve essere una nostra forza. Però veramente noi contiamo tantissimo nell'apporto dei nostri tifosi. È normale che i nostri tifosi si aspettano da noi il massimo per poter tornare allo stadio e essere orgogliosi della loro squadra.